Beh, quando si dice brand and content, questo è proprio un esempio lampante, quasi un evento durato 3 giorni, ma che non è evento, è trasmissione TV, tra l'altro è andata in streaming sul web grazie al canale YouTube, ma di cui si parlava via social, insomma tutto e di più. Eh sì, ci abbiamo provato, no? Volevamo davvero fare un evento 3.0, perché la storia di Biennale negli ultimi 4 anni ce lo chiedeva, era proprio necessario che entrassimo nel territorio a raccontare quello che fa una banca. Le banche sono un cittadino di questo territorio, sono dedicate allo sviluppo delle imprese e delle famiglie, ma sono anche capaci di produrre contenuti che servono alla collettività. Quello che abbiamo fatto è questo, cercare di produrre 3 giorni di contenuti, non soltanto prodotte dagli uomini BNL, ma da tutti gli amici che aiutano BNL, sono i nostri clienti, sono i nostri dipendenti, sono i nostri partner. Insieme abbiamo costruito un palinsesto di contenuti televisivo a tutti gli effetti, che è stato, usando un brutto termine, broadcastato e visto da quasi 8 milioni e 3 di persone. È un evento di cui non ci aspettavamo questi risultati. Finalmente le imprese possono colloquiare, tenere i canali aperti, in particolare i canali social, erano aperti 24 ore su 24, lo sono ancora, ma e ricevevamo domande e davamo risposte. Le davamo noi, le davano le persone che erano in TV, nella nostra TV, BNL Live, a raccontare che cosa fa una banca. Siamo molto contenti. Ecco, tra l'altro definito da De Masi come il modo in cui si dovrebbe comunicare, cioè un modo, diciamo, post-industriale, non industriale, come invece tutte le aziende fanno, che crea cultura e la dispensa a molti. E tra l'altro anche detto da voi che da 4 anni avete iniziato, insomma, un percorso di cambiamento, sempre più abbandonando, quasi ritenendo forse superfluo quello che è la comunicazione istituzionale. Ma non crede però che senza quella probabilmente non si avrebbe neanche la rilevanza poi per poter far cultura e dispensarla? No, sono convinto che non abbiamo rinnegato la comunicazione istituzionale, l'abbiamo resa contemporanea. Quello che abbiamo fatto è un evento di comunicazione istituzionale, è molto corporate, il brand era molto presente, è stato tradurre in una narrazione televisiva quello che viene normalmente fatto dai format più classici, che sono un 30 secondi in uno spot piuttosto che un bilancio di sostenibilità. Quello che abbiamo fatto è narrarlo in un formato che è molto contemporaneo, è molto 2.0, forse ancora di più, semplicemente un format diverso per un contenuto forse trasmesso prima, ma su canali non idonei alla contemporaneità. Tutto questo apre anche, come da lei annunciato, a una nuova era che parlerà molto col territorio direttamente, quindi eventi di questo tipo live sul territorio, e tutto questo anche riproponendo un vostro modo di approcciare anche le agenzie, che è per coprire proprio la politicità del vostro modo di comunicare, senza esclusive praticamente di sorta e scegliendo il partner più adatto. Questa volta è stata la volta di Draft FBC, però appunto per i vostri 100 anni avete lavorato con United, piuttosto che poi c'è TBVA, e We Are Social invece che vi cura tutto l'aspetto appunto dei social. Cosa cercate dalle agenzie? Perché insomma vi convincono queste e non altre? Una bella domanda. Tutta la direzione, a partire dal nostro direttore, sono impegnate nel interpretare meglio questo cambiamento. Il mondo è cambiato velocemente e cerchiamo sempre agenzie che interpretino questo cambiamento nella maniera più coerente con i desiderata del cliente e dei prospect. Non crediamo che sia necessaria in questo momento una esclusività di rapporto. Abbiamo la necessità di attingere a competenze sempre più specialistiche, come in questo caso, utili per poter costruire un set televisivo in un parco pubblico e trasmettere una maratona di 3 giorni. È un formato molto particolare, che se avessimo utilizzato agenzie più classiche avrebbe messo insieme un pool di agenzie probabilmente. Qui l'abbiamo trovata in una singola agenzia che al suo interno ha competenze diversificate, ma che le aggrega in una visione molto digitale della vita. Non rinneghiamo nulla di quello che stiamo facendo con nessuna delle agenzie, siamo molto contenti di tutte. Riteniamo che stiamo cercando di prendere il meglio da ognuna di queste. Quindi voi smentite insomma poi i risultati di un'ultima ricerca da parte del gruppo Aegis, no? In cui si dice che le aziende, quindi le AD, i vertici, quello che cercano è qualcuno che sia in grado di tenere in mano le redini strategiche della propria comunicazione integrata, vista la complessità d'oggi. Voi invece le sapete tenere ben salde da voi, cercate specialisti. Non ho visto questa ricerca di Aegis, ma non sono d'accordo. Credo che la realtà lo dimostri. Noi la strategia di comunicazione è dell'impresa, anzi dirò meglio, è del vertice dell'azienda, che ha la visione di dove sta andando l'impresa. Sarebbe un errore
No, forse mi sono spiegata male, non è tanto che le agenzie devono avere in mano le redini della strategia della comunicazione che praticamente esplica la strategia aziendale, cioè un unico interlocutore capace di far fronte alla complessità del comunicare oggi e dei diversi media. Io credo che la complessità la dobbiamo saper gestire al nostro interno, dobbiamo essere in grado di contornarci delle persone che ci aiutino a portarla fuori in una maniera che sia rilevante per le persone, comprensibile e sostanzialmente utile. Quello che stiamo facendo è questo, credo che l'innovazione tenderà, e questo non è un esempio ma ce ne sono altri, non solo nel nostro mondo, tenderà ad abbattere sempre più il limite tra azienda e agenzia, per far diventare veramente delle mini start-up che per l'evento tipico producono il meglio di quello che possono, poi magari si incontrano 3 anni dopo su un altro evento, ma le redini della strategia e della complessità devono stare dentro l'azienda. Senta, visto che parlando un po' di budget, no, diceva che ad esempio un evento così è sicuramente costato meno in termini di costo contatto di quello che vale insomma uno spot. Comunicare oggi costerà sempre di meno, cioè si potrà fare tutto con budget inferiori oppure no, perché vanno moltiplicati nonostante magari si ricerchi maggiore efficienza ad ogni singolo canale. Credo che per un periodo di tempo, fino a quando internet e il digitale in generale non avrà dei costi che sono più consoni a livello di audience e di qualità che riesce a cogliere, avremo ancora una comunicazione, specie quando il budget è più spostato sul digitale, più economica, sicuramente più economica. Certamente il media mix è più complesso di pochi anni fa, questo è sotto gli occhi di tutti. Nel medio termine, intendo qualche anno, forse 5 anni, il modo strutturale di comunicare cambierà molto e il tema del locale diventerà fondamentale per poter avere una relazione. È il grande mondo dei social media su cui oggi siamo importanti, abbiamo fatto delle cose molto serie in BNL, ma stiamo ancora imparando, è qualcosa di incredibilmente nuovo che coinvolge le persone con tempi medi molto interessanti e in un rapporto di co-creazione che stiamo ancora sperimentando. La comunicazione del futuro deve tenere in considerazione anche questo e forse anche i nostri KPI cambieranno nella valutazione, certamente.